500 famiglie senza case e poi i problemi di cui discutevamo prima, ovvero 500.000 persone senza energia e, secondo sempre Medici Senza Frontiere, 500.000 persone che non hanno accesso in questo momento all'acqua potabile. Allora io vorrei andare da Nicolò per sapere da te qual è la situazione per la popolazione al momento, perché come diceva Tedesco, forse diciamo l'eruzione del vulcano è stata anche contenuta, però i danni tanto contenuti non sembrano. Qual è la situazione della popolazione e cosa rischiamo? Ciao, buonasera. La situazione è gravissima, non è stata, confermo assolutamente, l'eruzione è stata molto breve, ma ha comunque causato la distruzione di più o meno 4.500 abitazioni, ma soprattutto io c'ero in mezzo, insieme al mio staff, buona parte del mio staff, ha causato la fuga assolutamente caotica e disordinata di migliaia di persone, sia in direzione della frontiera con il Ruanda, sia in direzione est, verso delle cittadine nelle immediate vicinanze di Goma, 20-30 chilometri, si chiamano Sake e Minova, cittadine che normalmente ospitano qualche migliaio di persone e sono state letteralmente inondate da una marea umana. È stata una prima evacuazione spontanea, quella di sabato 22 maggio, che ha fatto seguito all'eruzione. Questo perché c'è anche una storia. Ricordo l'eruzione del 2002, che invece andò molto peggio, e le persone assolutamente spaventate hanno iniziato a scappare, e con in testa un materasso, con una capra, il guinzaglio di una capra tra le mani, dei bambini, e questo logicamente ha portato subito a una sorta di creazione di gigantesco campo sfollati, che conta ancora oggi circa 400.000 persone, poi contarle tutte diventa come sempre molto, molto difficile, dove le condizioni igienico-sanitarie sono al limite, dove non c'è acqua potabile e dove di conseguenza il rischio del nascere e dilagare di un'epidemia di colera è assolutamente dietro l'angolo. Abbiamo notizie di 40 casi già confermati, quindi situazione estremamente grave. Allora, noi intanto stiamo mostrando proprio la cartina per far capire appunto dove si trova il vulcano. Siamo qui appunto al confine tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda. So che faccio una domanda che non è mai piacevole, ma Tedesco, secondo lei c'era qualcosa che il governo avrebbe potuto fare? Non si può prevedere un evento del genere, immagino, ma c'è qualcosa che si potrebbe fare per quantomeno alleggerire l'impatto sulla popolazione? Ma bisogna partire da un presupposto innanzitutto. Questo è uno dei vulcani più strani al mondo, praticamente impossibile prevedere, almeno nelle tre eruzioni che noi abbiamo visto, storiche, 1977, 2002 e 2021, non ci sono stati precursori, nessuno. Quindi di conseguenza la prima cosa da fare, ho diretto un progetto dal 2009 al 2013, è vero, bisogna aiutare il locale osservatorio vulcanologico e quindi dare la possibilità di fare monitoring e sorveglianza, ma i pilastri principali sono preparazione, educazione, informazione e poi resilienza. Quindi la cosa importante in realtà da fare in questo caso è cominciare veramente a educare, e poi ovviamente la preparazione va attraverso la protezione civile, nonostante progetti che sono stati fatti, tanti progetti che sono stati fatti, il risultato è stato quello che erano impreparati, totalmente impreparati, e questo è un peccato. Bisogna anche ammettere però, secondo me dare la colpa a qualcuno è sempre molto facile dopo, e soprattutto è uno sport, soprattutto nostro, nazionale. A me verrebbe da dire che la prima cosa da fare è quella di cercare di capire come è possibile che un vulcano come questo non dia segni premonitori, e quindi dare la colpa a qualcun altro proprio perché sono stati presi così, è stata improvvisa l'eruzione, è tutto che è saltato, cioè una volta che salta tutto non c'è possibilità che il governo faccia qualunque cosa. Probabilmente il dopo poteva essere gestito meglio o molto meglio, ma questo è un altro paio di mani. Vediamo un attimo invece le testimonianze del durante, quello che hanno raccontato chi è rimasto coinvolto dell'eruzione. Tuna wasiwasi kwa kuwa tunaona mugini yote sahi imewaka mwangaza, ile mwangaza haiko ya SNEL, haiko matala na haiko matosh. Batu wanatoka kando kando ya mugini wanatuambia kama volkeno waka na tunasikia tunaona madalili. Les enfants maintenant bon,
abbandonné comme ça, je dirais, ils se disent, papa, est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on... Vous voyez que ça fait mal comme étant humain, se dire, bon, on a perdu les enfants, bien sûr. On essaie peu de leur montrer, oui, c'est passé, mais c'est dur. Ma famille, j'ai une zone dans mon quartier, je suis allé à Pima, je suis allé à Karibisha, dans ma nyumba. Kule kwa nyumba wanakosa ndio chakula. Questo è il racconto di chi è rimasto coinvolto in quelle ore. Carcano, uno dei dati che aveva colpito maggiormente nei primi giorni era stato il numero elevatissimo di bambini che si erano persi in questa evacuazione improvvisata. Alla fine si è parlato di 1.400 bambini, se non sbaglio 900 sono stati riuniti alle loro famiglie. Avete dati più aggiornati? No, più o meno siamo sempre su quei dati, purtroppo il numero di bambini già ricongiunti alle famiglie è più basso, perché gli ultimi dati di oggi ne danno, ahimè, molto meno per la difficoltà ancora oggi di ritrovare la famiglia, anche perché, ribadisco, quello che avete mostrato è assolutamente veritiero, noi eravamo lì e a un certo punto si vedevano persone correre in tutte le direzioni senza alcun senso. E in questa fuga disordinata ci sono famiglie che hanno perso due o tre bambini. Noi come Fondazione APSI stiamo già lavorando per il ricongiungimento familiare. Ci sono 7 centri messi in piedi di fortuna, ovviamente, tra Goma, Sake e Minova, proprio per questo scopo, ma è una situazione complicatissima perché ci sono intere famiglie ancora completamente perse e quindi diventa difficile trovare i genitori. Poi attenzione, anche perché si parla di centinaia di migliaia di persone, centri improvvisati. C'è un'altra emergenza che è stata, come dire, se ne è parlato, è un po' il timore di tutti che possa scoppiare un'epidemia di colera. Avete avvisaglie in questo senso? Abbiamo già 40 casi confermati nelle immediate vicinanze della cittadina di Sake. Spero che non aumentino, perché sappiamo benissimo che è un'epidemia che si propaga con una velocità impressionante, diventerebbe un'ulteriore catastrofe. Quindi un altro punto del nostro lavoro è quello. E oltre all'acqua sottolineo anche la carenza cronica di cibo, perché stiamo parlando di gente che scappa, ma già prima di scappare aveva poco e niente, quindi certo. Anche questo è importante. Tedesco, un'ultima battuta, c'è qualche altro...